Ecco alcune mete che una strega deve tener conto per riflettere, confortarsi e crescere. Rispetta tutto il mondo vivente. Ogni cosa vivente è unica e contiene il divino dentro di essa. Rispetta il ciclo. Solo perché rispettiamo e onoriamo la vita, questo non significa che ignoriamo, abbiamo paura, soffochiamo l'idea o manchiamo di rispetto alla morte. La fine è importante così come è l'inizio. Rispetta te stesso e onora i tuoi antenati. La vostra eredità familiare è parte di quello che contribuisce a rendere ciò che voi siete. Senza i vostri avi non esistereste. La scintilla divina vostra è particolare. Arriva a voi attraverso vostra madre, che ha condiviso con voi la propria fino a che la vostra nuova scintilla non fosse diventata abbastanza luminosa da sostenervi da sola dopo la nascita. Pensa a te stesso. Ascolta quella tranquilla, tenue, piccola voce dentro il più profondo del tuo animo. Sa che cosa sa meglio per te e ti consiglia come comportarti nel modo migliore in qualsiasi situazione. Siate benigni e compassionevoli nel trattare con voi stessi, usate la testa. Non c'è pasto gratis. Aspettatevi e pretendete di lavorare per quello che ottenete nella vostra vita. La vostra magia ed i vostri rituali possono riporre nelle mani della Dea quello che volete, ma dal senso figurato a quello reale, quelle mani si trovano alla fine dei vostri propri polsi. Lavorate per mettere il cibo sulla vostra tavola. Sii onesta, fai ogni sforzo possibile per mettere in pratica quello che vai dicendo. L'onestà è la base della fiducia. Mantieni la parola data, fai quello che dici di fare, che le intenzioni dette siano seguite dall'azione compiuta. Stabilite traguardi da raggiungere, siate creativi nella loro realizzazione e non arrendetevi facilmente. Prendetevi la responsabilità delle vostre azioni. Non esiste in alcun modo un «il diavolo ha guidato la mia mano» nella nostra arte. Valutate attentamente i possibili esiti delle vostre azioni prima che le incominciate. Scegliete con attenzione i vostri amici. Non preoccupatevi troppo di dover far sempre far parte del gruppo, a meno che fare parte del gruppo non sia effettivamente dal vostro punto di vista soggettivo la cosa migliore per voi singolarmente. Siate positivi, la prospettiva mentale e la maniera di vedere le cose spetta solo a voi, potete letteralmente cambiare idea solo se lo ritenete opportuno. Fate attenzione. Prestare la vostra attenzione a qualcosa indica il vostro impegno in questo. Curate con estrema attenzione la vostra vita, ponete impegno ed attenzione nella scuola, la svilupperete le abilità fondamentali che vi serviranno durante la vostra vita. Non smettete mai di imparare.